una struttura bella, ben fatta, i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto un gran lavoro, ci sono delle collezioni interessantissime, e poi c'è questo straordinario cratere che è il Ratto d'Europa, il vaso d'Asteas, che è tornato da questa mostra importantissima internazionale tenuta alle Scuderie del Quirinale fino a qualche giorno fa, è una mostra su Ovidio, sui miti, gli amori ed altre storie. Noi raccontiamo la nostra storia al di là di queste grandi mostre. Cercheremo di andare avanti nell'arricchire il museo di ulteriori reperti, perché il territorio è ricchissimo di reperti, e di raccontarli, per fare in modo che il racconto abbia la capacità di attrarre quanti più visitatori e quindi in qualche modo creare un circolo economico intorno ai beni culturali. Lo stiamo facendo da qualche mese, i risultati stanno già avvenendo, già si incomincia a intravedere qualche trend positivo nei visitatori, ma soprattutto ci stiamo aprendo al territorio. Il Museo di Montesarchio non è il Museo di Montesarchio, è il museo archeologico del Sannio. Io non direi nemmeno del Sannio Caudino, considerate che contiene collezioni come quella dell'antica Teresia, quella di Saticula e quella di Caudium, per cui raccoglie un po' tutto il territorio sannita, e poi rientra nel polo museale della Campania come unico museo reale del polo, perché l'altro museo nazionale è l'area archeologica del Teatro Romano, e non è un museo ma è un'area archeologica con un teatro con peculiarità diverse. Il vaso d'Asteas per noi è un po' un brand, però io credo che il visitatore intelligente, attento, debba venire in questo museo non per vedere il vaso d'Asteas, ma per vedere tutte le collezioni che abbiamo, che sono straordinarie e belle. E cercheremo di far ruotare anche i crateri che abbiamo in deposito, che sono tanti. Cioè, in questo territorio è stato scavato tanto, abbiamo trovato tanti reperti importanti, abbiamo ricostruito la storia di questo territorio, e questa sera evidentemente il professore Giambiero Galasso ce ne darà testimonianza con il suo intervento, come attraverso lo scavo, come attraverso l'archeologia è possibile ricostruire l'identità di un popolo, la storia di un popolo. Il mio impegno è quello di avere un museo non da visitare ma un museo da vivere. Preannuncio, stasera faccio un'azione un po' che forse non piacerà, ma dal 1 marzo questo museo avrà il biglietto, quindi non sarà più gratuito, sarà un biglietto di 2 euro, ma la cosa secondo me più interessante fatta è che questo museo avrà un biglietto annuale di 10 euro, simbolico, per cui diventerà il museo di tutti, il museo frequentabile, il museo dove si può venire a leggere, a godersi i manufatti artistici, a confrontarsi culturalmente su questo territorio.